piattaforma streaming. Paramount Plus. Paramount Plus. Sei fan del binge watching? Sì, 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 a volte faccio anche le 5-6 di mattina, se una cosa mi prende, sì. Senti, se dovessi portare un format tuo sulla piattaforma Paramount Plus, che porteresti? Allora, io ho un format, si chiama La luce della K, perché sotto la K esco bene, con quella luce un po' soffusa, quindi farei un po' di tutto, magari facendo interviste, tipo un talk show, La luce della K by night, con una bella luce soffusa e qualche ospite, con gag, giochi. Sono la classica pigiamone, tante schifezze e guardo le serie da sola, preferisco, questa è il mio mood. Io guardo, preferisco le serie comiche, quindi un stile Friends, quel da sempre, la classica che guarda le serie 800 volte a ripetizione, proprio io. Allora, io ho un bellissimo rapporto con i film e serie TV, le guardo veramente i film da quando sono piccolina. Mi sono appassionata al mondo del cinema veramente da piccolissima, grazie a mio papà che mi faceva guardare i film di Totò, cioè, proprio, ho iniziato proprio così. E poi mi hanno fatto compagnia per tutta la mia crescita, sia infanzia, adolescenza, insomma, i film di tutti i generi mi hanno fatto diventare quella che sono. È una grande bellezza quella che abbiamo, che è l'arte del cinema, quindi meno male che ce l'abbiamo, ecco. No, sono il peggior spettatore su quello, capito, che sta a casa e dice, capito, passo quei 35-45 minuti a scegliere e poi alla fine ordina. È una sindrome, Sì, sì, è una sindrome. Io vi consiglio ovviamente di non guardare mai nulla con me, cioè scegliete prima, arrivate già con serie TV viste, perché con me non si vede mai niente. Io sono una di quelle che il sabato ama proprio mettersi sul divano la domenica e tu dici che cosa fai sto weekend? Allora magari sento le mie amiche, no? No, io vado qua, vado là, no, devo provare questo agriturismo. E tu? E dici no, ma io... C'ho la serie. Cioè, lasciatemi perdere, io sono una che ama proprio mettersi sul divano quando la bambina dorme. Quindi godersi la serata o il pomeriggio con una serie, con un film, sono molto più da serie televisiva che da film, però dipende molto. La domenica c'è il pomeriggio che potrebbe essere adatto un bel film da 1:30, senza esagerare, così coincide col pisolino, e magari post cena una bella serie televisiva. Poi se inizio la devo finire. Okay. Noi siamo dei cinema spettatori. Noi viviamo di serie. Di TV, di serie. Siamo diventati una coppia di pensionati. Sì. Siamo solo in casa a guardare grandi film, grandi serie. Beh, guarda, infatti oggi siamo qui, ma quindi siamo perfetti, siamo felici, non vedo l'ora di vedere. Non vedete l'ora che ci sia, che film ci sono, esatto. Che serie ci sono, siamo in ritardo come sempre perché stiamo c'è guardando la serie. C'è un divano, un televisore che noi vogliamo vedere subito. Ma sì, c'è un po' questa novità che sarà trasmessa appunto su Paramount Plus, questa nuova grande famiglia che coinvolgerà un po' tutti noi. E beh, in realtà troppe novità non si possono svelare. Sicuramente sarà ricca di grandi colpi di scena, come ci ha abituato Ex on the Beach nelle sue prime 3 stagioni. E quindi vedremo questa volta la spiaggia, chi ci regalerà e quale ex ci regalerà. Grazie.